Buongiorno e bentrovati a questo nuovo filmato. È il primo filmato dopo una lunga serie di mesi trascorsi senza caricare alcun lavoro. È un pezzo che è stato assegnato in un tema d'esame. Esaminiamolo un attimo prima di partire con la solita procedura, cioè un foglio di disegno o un file di parte per la modellazione. Allora, si tratta di un pezzo di un mandrino, di un trapano ovviamente, e apparentemente il pezzo sembra difficile. In realtà è difficile se lo risolviamo con tante estrusioni, perché dobbiamo farne una marea all'esterno e dobbiamo farne una marea anche all'interno. Perché qui poi tra l'altro c'è un foro troncoconico che non si estrude così facilmente, poi magari uno pensa di farlo con un loft, qualche studente lo ha fatto con un loft, però costruirlo in questa maniera, cioè tante estrusioni sia interne che esterne, comporta un grosso aggravio di tempo. Tra l'altro qui c'è una filettatura indicata con questo simbolo TR10x2. Andremo a scoprirla usando Inventor che tipo di filettatura è. TR fa pensare a chi conosce un po' la meccanica, è una filettatura trapezia. Ricapitolando, quindi, fatto per estrusione è un grosso dispendio di lavoro e probabilmente anche tanti errori. C'è un modo più semplice, una primitiva più semplice che si può usare, che è la primitiva di rivoluzione, cioè costruire il profilo di metà di questo oggetto, e per questo c'è la sezione. E poi, una volta costruito questo profilo, farla avvolgere su 360 gradi creando il solido completo. Sostanzialmente l'unica cosa che manca è poi la filettatura. Quindi è un pezzo che si risolve molto facilmente facendo una rivoluzione. Certo, lo schizzo della rivoluzione è un po' complicatino, un po' lungo da fare, ma si risolve facilmente, ripeto, facendo una rivoluzione e poi costruendo questo foro filettato. Bene, iniziamo. Allora, nuovo. Vado a prendere al solito i miei e le misure dunque. Ho la sensazione che siano pollici, andiamo a controllare. No, 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 sono millimetri, diametro 27, diametro 26, smus 1x45, perfetto. Allora inizio, nuovo, file di parte, ISO millimetri. Poi, già che ci siamo, andiamo a costruirci, ad aprire anche un nuovo file ISO millimetri europeo. Perché le proiezioni che avevamo e che dobbiamo in qualche maniera rifare per controllo, vedete, erano fatte con il metodo europeo. Bene, possiamo cominciare la nostra modellazione. Al solito dividiamo in tre finestre. Spostiamo la finestra del disegno che andremo ad eseguire dopo aver fatto la modellazione per controllo sotto la finestra del dato che contiene la proiezione da usare, file di parte, schizzo di questa semisezione, quindi dall'asse in su o dall'asse in giù, dall'asse in su, e lo facciamo sul piano XZ, quindi origine, piano XZ, nuovo schizzo. Fronte. E andiamo a mettere più o meno, anzi, andiamo a mettere questa superficie su in coincidenza con l'asse ZX0. Quindi cominciamo a modellare da qui, partendo più o meno dall'origine, linea. Tralascio in questo momento gli smussi. Tranne lo smusso che c'è qui,
adesso che lo faccio perché va su una superficie, su una linea che vedete è inclinata, quindi mi conviene cominciare a farlo. E qui chiudo il mio disegno, poi vado a chiudere anche la figura, questo punto con questo. Incomincio a mettere delle quote. Allora, questo foro è lungo 23 quota. Ah, prima scusate, cominciamo a mettere, no, dei vincoli geometrici, quindi questo è orizzontale, espliciti, anche se l'ho tracciato abbastanza correttamente. Comunque metto tutte le perpendicolarità che servono. Ok. Credo di aver messo anche questa di perpendicolarità. No, qui non l'ho messa. Quindi perpendicolare, eccolo qua, infatti, che non lo è, perpendicolare questo a questo. Questo si è portato in perpendicolarità. Eliminiamo la visualizzazione dei vincoli. Spostiamo e spostiamo. Ok, cominciamo a mettere le quote 23. Urco, si riscala e di parecchio. Speriamo che non succedano pasticci. Al momento sembra di no. 23. E questo è distante, se la, il foro filettato è da 10, questo è distante 5. Allora, qui prima di mettere quella quota di distanza, fatemi fare questa, ecco qua, meglio legarli fra di loro un po' di più. Allora, oppure lo sposto tutto, vediamo se riesco. Perfetto. Ok, e adesso vado avanti a mettere le quote, quindi 5. Ho fatto questo perché altrimenti la figura si sarebbe riscalata tutta, asse X 5. Invece in questa maniera si riscala molto poco, 5, 7, 5, si è una riscalatura relativa, molto relativa. Allora, 34 e 5 è questo diametro qui, facciamolo. Quindi da qui all'asse X è 34,5 mezzi. E questo che sarebbe successo, me lo immaginavo, e l'ho fatto anche apposta perché così abbiamo eliminato subito un problema. Sì, questo è dentro, cioè abbiamo eliminato un problema. Si è riscalata la figura, ma vedete che la riporto. Le sue proporzioni più o meno corrette con un po' di colpi di mouse. D'altronde questo quando si disegna a mano libera dovete metterlo in conto, che all'inizio facciate la figura un po' più grande di quello che serve, che poi mettendo le prime quote la figura si distorca, quindi dovete stare attenti a intervenire. Allora, questo l'abbiamo messo 5, questo diametro 34,5 l'abbiamo messo, questo diametro è 27,5, mettiamolo. Ancora qui si è distorta di troppo, qui è 5, ormai l'ha presa questa figura, ce la lasciamo, comunque questo è da 2. È da 2, eccolo qua, e questo sta, no, da 2 ancora no, sta fatto così, è fatto così. E vedete che pian piano si sta sistemando. Questa è una quota che abbiamo messo
quando la figura era molto più grande, la rimettiamo 23, la cancelliamo e la rimettiamo. 23,5, questa parte sembra abbastanza corretta e fissata. Allora, abbiamo 32 che è la lunghezza di questa parte qui, quota. 32 e lo smusso che è 1 per 1, 1 per 1, cioè 15, 17, 1 per 1. Quindi 1 1. Ok, inoltre 14 qui, quindi questo punto dista 7. Ancora, beh, qui chiaramente sta molto più in qua. Vediamo qui le quote. 15 la parte lunga e 7 la parte corta. Mettiamole. 15, 7. Abbiamo ancora 6 quote necessarie, direi che allineiamo questo con l'origine. Questo punto col punto centrale. 5 quote necessarie. E adesso andiamo a vedere che cosa manca. Allora, sicuramente manca questo diametro, questa distanza qui che è 26,3, mettiamo mezzi ovviamente. Quindi di qua mettiamo questa quota. L'asse x è 26,3 mezzi e ne abbiamo bloccato un'altra. Qui vedete che a destra sembra essere tutto a posto, mentre a sinistra ci sono ancora quote che mancano. Noi abbiamo ancora 4 quote necessarie. Allora, qui c'è un 27, un 26 e un 15 e 7 che ci dobbiamo giocare, o 17 e 7. Allora giochiamoci il 15 e 7, quindi questo punto da qui è 15,7 mezzi e siamo a 3. Poi ci giochiamo l'esterno che è 26 questa, quindi 13. Ed è 27 questa, cioè 13,5. Una quota necessaria. Vediamo. Apparentemente non vedo colori celesti. Vediamo che gradi di libertà. Eccolo qua. Questo si può muovere. Tutto quanto si può muovere. Quindi vuol dire che non è. Manca una lunghezza, manca questa lunghezza qui, 25,5 dallo spigolo all'inizio dello smusso. Allora, qui siccome c'è uno smusso da 0,5 e noi non ce l'abbiamo messo, questa quota qui dovrebbe essere 26 e questo dovrebbe fissare tutto. Infatti, vedete, me la fa mettere e azzera i gradi di libertà, completamente vincolato. Quindi la nostra sezione è pronta. Allora, questi smussi 0,5, 0,5, 0,5 e 1 per 45. Allora, tentativamente posso farvelo vedere, ma sugli schizzi vi dico che è preferibile non farlo. Vediamo quello che succede se lo faccio, con la speranza che non si distrugga tutto, quindi schizzo, raccordo, smusso, questo è uno 0,5. Ed è fra questo e questo. E qui sembra che sia passato senza danni. Poi lo facciamo ancora qui. E direi che ancora non ci sono danni. Non ci sono danni. E l'ultimo è da 1. E non ci sono danni. Rimane completamente vincolato, non si perde altre quote. Questo
È successo perché è vincolato in maniera corretta e anche soprattutto tutte le perpendicolari messe all'inizio. Se quei vincoli di perpendicolarità all'inizio non avessimo messi, avessimo usato delle quote per fissare le posizioni, probabilmente facendo questo lavoro saltava qualcosa. Comunque, in questo modo abbiamo aggiunto gli smussi, anche gli smussi nello schizzo, e lo schizzo è completo veramente di tutto. Manca solo, per finire la figura, di fare la rivoluzione, il solido. Anche qui vedete che già becca tutto, la selezione dell'asse è questa e la figura c'è, ok, e manca la filettatura. Quindi facciamo una bella filettatura qua dentro, che non è anzi, ma è un trapezio. 10 e 5 era 2, se non ricordo male. Per 2, 7H, perfetto, tutta la profondità, ok, e l'oggetto è finito. La modellazione è stata eseguita esattamente con due schizzi, quindi con due lavorazioni, quindi pezzo che se affrontato per estrusione è complicatissimo perché richiede una marea di estrusioni e qui c'è un'estrusione conica, quindi meglio fare un loft eventualmente. Affrontato con la rivoluzione, andando a mettere il piano inclinato, la linea inclinata, la superficie curva, perché questo poi è la pelle di un tronco di cono, qui dentro c'è un tronco di cono, mettendo la superficie curva, quindi la linea della sezione sulla sezione da far avvolgere, il pezzo risulta molto più semplice da modellare. Ci rimane solo da verificare di aver fatto una modellazione corretta. Allora, riapriamo questo. Questo lo salviamo. File, salva con nome. Dado fisso Mandrino 001, filmato. Ok, e andiamo a fare la proiezione ortogonale. Allora, base. Se non ricordo male, qui era 3x2, quindi questa è una 3x3, 3x2, una scala di un ingrandimento 3x2. Poi c'è da fare la sezione. Ok, andiamo a mettere a posto queste lettere, a togliere la scala, a mettere gli assi, a mettere le quote. Allora, qui l'asse c'è, qui no. Facciamo questa prima parte e poi lo allunghiamo. Allora, cominciamo dalla filettatura. Le lunghezze. Ok. Tiriamo via questo flag, perché non modifichiamo niente. Almeno non c'è necessità di modificare, e sistemiamo gli zeri finali. Che eliminiamo. Eliminiamo non quota per quota, ma a livello di stile, in maniera che tutte quante funzionano allo stesso modo. Apro un po' di spazio, quindi 23, 32. Attenzione a dove è presa, prendiamo la complessiva per 32 più 1, quindi quota 32
qui, 32 più 1, 33. Mettiamo i 2 di i 14. A questo punto la lasciamo interna, i due diametri, fino adesso vedete che i pezzi coincidono perfettamente, 15, 17, la quota di questo smussettino qui interno, questa distanza. L'indicazione di sezione che ci dà fastidio la spostiamo e la sezione è completamente quotata ed è perfettamente identica alla sezione assegnata. Adesso andiamo sull'altra vista. Andiamo a mettere tutte le quote orizzontali sotto. Quindi questa è una brutta quota 7 scritta così. Mettiamo la quota complessiva, quindi più l'1. E qui mi fa pensare che ci sia un errore. Vediamo, andiamo a metterle tutte e poi cerchiamo di capire perché questa doveva venire 8. 15. Eccolo qui l'errore, questa è 6 e questa quindi va. Mettiamo subito a posto lo schizzo. Allora, schizzo. Sto cercando dove sta il problema. Questo è 7 e deve essere 8. Facciamo un attimo un aggiornamento perché qui c'è qualcosa che non quadra. Ecco, qua, non so che cosa avesse preso. Andiamo avanti a quotare. 2. Venticinque e cinque, ok. Poi la quota del diametro è il 27 e il 26, due diametri esterni, da qui. Vuota. 27, 26. E fin qui tutto uguale, l'interno 26 e 3, quindi questa quota qui di questa rientranza qui 26 e 3, perfetto, i due diametri a destra, quindi diametro, questo 5 che va sopra la figura non è tanto bello, lo spostiamo, ok, quindi questo diametro qui. Che è 34 e 5, poi mettiamo a posto la sezione, la tiriamo un po' più in là, così questo lo possiamo portare un po' più in qua, senza avere l'asse che gli dà fastidio, 27 e 3. Perfetto, è 27 e 5, qui c'è qualche errore, andiamo a metterlo a posto. Sezione, schizzo 1, ecco
Eccolo qua, l'errore 1375, che è 27, un errore di battitura, 27,3 diviso 2, adesso ci siamo, fine, aggiorniamo, 27,3, 34,5, mi sa che sono rimasti, le quote queste sono tutte, i soli, indicazione dei quattro smussi, facciamoli. Smusso 1 per 45, prendo la diagonale e l'orizzontale 0,5, comunque questi sono a 45 gradi, per cui che prenda la seconda questa o la seconda questa la stessa cosa, e per ultimo per 45 gradi. Allora io direi 7, 15, 8, perché qui è 7, qui è 8, perché qui abbiamo calcolato in più lo smusso di 1, mettiamo la stessa cosa, vabbè, è 7, la stessa cosa, 7, 15, 5, 2, 25, 5, gli smussi 27, 3, 34, 5, 26 e 3, 27, 26, anche la vista principale è quotata come la vista principale dell'esercizio assegnato, il pezzo è concluso. Allora, forse il primo pezzo che vediamo per rivoluzione negli esercizi è questa rivoluzione, avendo usato una lavorazione di rivoluzione, ho sicuramente risparmiato una marea di problematiche rispetto alla costruzione per estrusione di tanti cilindri. Lo schizzo, diciamo, il pegno che ho dovuto pagare è che lo schizzo della rivoluzione è un pochettino più, della sezione di rivoluzione è un pochettino più complesso. Anche questo esercizio è terminato, l'esercizio di ripresa dopo un periodo lungo di inattività, conto di adesso di aggiungere moltissimo materiale, per cui se il filmato vi è piaciuto mettete un bel like, un bel mi piace, ricordate di iscrivervi al canale e vi do appuntamento al prossimo filmato. Buon lavoro!